Taranto, Piazza della Vittoria, una raccolta di sangue con l'Automoteca, una iniziativa che vede unite varie realtà, la FIDAS, appunto Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, l'USB, Unione Sindacale di Base, l'associazione Giorgio Forever, e si ringrazia per il contributo Primus Bar, che ha messo a disposizione appunto cornetti e quant'altro per rifocillare i donatori appunto dopo aver effettuato la donazione. Siamo con il vicepresidente della FIDAS di provinciale di Taranto, Oscar Moretti. Allora, una iniziativa che è innanzitutto un dovere morale verso chi effettivamente vive una condizione disperata, perché c'è il Covid, ma non c'è solo il Covid, ci sono tante malattie e del sangue si ha bisogno come del pane. Noi ovviamente ci predisponiamo sempre e comunque in queste realtà che ci assillano quotidianamente. Per cui oggi è una delle tante iniziative che noi abbiamo fatto e continueremo a fare sempre, sperando che ci siano i donatori disponibili e propensi a fare queste donazioni, perché dobbiamo sapere tutti che ne abbiamo tutti bisogno e tutti dovremmo predisporci alla donazione. Oltre al momento quindi della solidarietà, del dono di qualcosa di sé per gli altri, per salvare vite umane, c'è però anche un'altra ragione importante: si effettua un controllo, uno screening, e quindi molte volte ciascuno di noi così si sottovaluta, no? Il proprio stato fisico. Ecco, un'occasione bella per aiutare gli altri, ma anche per vedere proprio come si sta, perché vengono elaborati appunto i vari esami fondamentali per essere idonei alla donazione. Certo, facendo praticamente una donazione oltretutto si ha una salvaguardia della propria persona, della propria salute, perché sappiamo bene che dopo la donazione il centro sfusionale, in via del tutto privata, manda al donatore tutti gli esami accertati, per cui il donatore può rimanere tranquillo che tra l'altro fa uno screening personale con una certa tranquillità. Se ci deve essere qualche anomalia viene riscontrato e quindi viene denata al donatore stesso. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. USB ha sostenuto questa iniziativa di donazioni di sangue per la FIDAS, un momento particolarissimo che il paese Italia sta vivendo, la realtà di Taranto sta vivendo. C'è bisogno di sangue perché l'emergenza è davvero incredibile ed incontenibile. Sì, noi stiamo continuando con questa sorta di progetto che è nato con la FIDAS qualche anno fa, e tra l'altro stiamo avendo ottimi risultati. Stamattina, dopo neanche un'ora, siamo partiti, avevamo già raggiunto oltre 20 donazioni, quindi un fatto positivo, un fatto che serve tra l'altro, come dire, anche ad invogliare le persone a venire a donare il sangue. Approfitto per ringraziare la FIDAS e anche l'associazione Giorgio Forever e il Primus Bar, che sono sempre in prima linea quando si tratta, come dire, di ragionare su azioni di questo tipo. Taranto dunque sta dimostrando di avere un cuore grande, si superano quelle paure, quei timori legati al Covid e ci si stringe dinanzi ad una autoemoteca per aiutare chi è nel bisogno. Sì, è la solidarietà che piace a noi, cioè quella con i fatti e non quella a parole, perché purtroppo viviamo oggi in una società in cui è molto semplice dire ti sono solidale, poi il problema è che la solidarietà per quanto mi riguarda è nei fatti concreti, e credo che questa sia la risposta migliore a tutti. Poi, come dicevi tu prima, rimango colpito pure io positivamente, perché c'è stata una risposta. Io stamattina ho visto tante persone che sono venute comunque di spontanea volontà, e quindi un fatto positivo, un fatto che mette ancora di più in risalto il grande cuore tarantino.
Una iniziativa che ha visto la piena partecipazione di USB Taranto, come detto da Francesco Rizzo, una grande risposta della gente, al di sopra di ogni rosea, delle più rosee aspettative. Siamo con Michele Altamura, che è rappresentante USB dei lavoratori ILVA in AS. Tante battaglie sindacali per la difesa del diritto alla vita, per la difesa del diritto al lavoro, ma ora anche sul campo, perché qui sul campo si aiutano gli altri, non solo in teoria. Beh, noi siamo sempre presenti sul territorio, non solo nel campo delle disgrazie siderurgiche qui che ci attanagliano a Taranto sul discorso ambientale, ma anche nel sociale. In virtù della nostra seconda, come dire, edizione per aiutare le persone che ahimè hanno problemi di salute, noi siamo sempre presenti sia in tutte le battaglie, soprattutto nei confronti di gente che ha bisogno. Grazie al sostegno dei lavoratori di Ilvin AS, dei singoli cittadini, che anche questa seconda edizione sta avendo un notevole successo. E passiamo ad Emanuele Palmisano, altro componente di USB, altro lavoratore ILVA in AS. Un modo per far sì che il sindacato sia davvero vicino alla gente, lo dicevo prima con il suo collega Altamura. Molte volte oggi, al giorno d'oggi, si fanno tante belle parole, però poi dalla teoria alla pratica, alla realtà, ci passa molto. Invece USB ha voluto, come dire, ha voluto ancora una volta dimostrare di essere un sindacato di strada, tra virgolette, nel senso più positivo del termine, nell'accezione di un rapporto diretto con la gente. E più diretto di una donazione di sangue non c'è altro. Certo, cerchiamo di dare un contributo anche noi per questa situazione, anche perché sembra che il sangue sia una cosa un po' che viene data molto di rado, perché la gente magari forse in questo momento di grande carenza. In questo momento di pandemia probabilmente la gente ha anche paura, però noi cerchiamo di mettere in campo tutto ciò che diciamo nelle normative del Covid attuale per poter garantire, diciamo, una tranquillità anche per la donazione di sangue. Poi noi come USB abbiamo sempre garantito, diciamo, a livello pratico tutte le iniziative inerenti a, diciamo, a un sostentamento, tra virgolette, economico, sociale, per tutto ciò che può essere il territorio, visto che qua la situazione, diciamo, a Taranto soprattutto, con la questione inquinamento e quant'altro, cerchiamo di contribuire anche con questi piccoli gesti per dimostrare la nostra vicinanza al territorio. In rappresentanza dell'associazione Giorgio Forever, Patrizia Zoriaco. L'associazionismo vuole fare la sua parte e vuole coinvolgere il resto della cittadinanza. Certo, non ci si può sicuramente fermare di fronte a un evento pandemico che, seppure insomma, di portata ormai mondiale, non può assolutamente fermare quello che è l'organizzazione delle associazioni. Giorgio Forever, sempre presente sul territorio con questo tipo di iniziative e non solo. Ce la mettiamo tutta, specialmente quando si tratta di coinvolgere e comunque di abbracciare la fascia medico-sociale. Stimolare alla donazione nuovi donatori è sempre una grande conquista. Sappiamo benissimo la carenza di sangue, i risvolti che produce, e sappiamo quanto può essere ancora più difficile in un momento in cui l'accesso alle strutture ospedaliere è sicuramente contingentato.